È arrivata nella tarda serata di ieri la svolta per l'omicidio del 44enne bengalese Afsan Hossain Kokan, trovato morto ieri mattina in via Gran Sasso a Pescara. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno sottoposto a fermo un 63enne originario del Marocco e domiciliato a Pescara. Dai primi elementi acquisiti dagli investigatori, a provocare la morte del 44enne è stato un acceso diverbio per questioni di vicinato, probabilmente per una busta di rifiuti lasciata fuori posto. Una lite finita male, culminata col ferimento della vittima attinta con arma da taglio, che non è stata ancora ritrovata. A imprimere un'accelerata alle indagini, la raccolta delle testimonianze e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza nei pressi del ponte Flaiano. Afsan era stato notato da un passante a terra nel cortile di uno stabile a via Gran Sasso. Al momento del loro immediato arrivo, sanitari e carabinieri non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso del bengalese. Fatali dovrebbero essere stati due o tre fendenti scagliati sul corpo della vittima. Sarà molto probabilmente l'autopsia a dare la certezza su quanti colpi sono stati sferrati sulla vittima, quale o quali ne hanno determinato il decesso e quali parti del corpo sono state colpite. Arrivato in città circa 7 anni fa, Afsan viveva proprio nella palazzina di via Gran Sasso, abitata da altri bengalesi, e condivideva l'appartamento con un connazionale. Lavorava in una paninoteca del centro città e mandava regolarmente parte del suo stipendio al resto della famiglia che era rimasta in Bangladesh. Un inizio anno tutt'altro che sereno in città. L'omicidio segue di pochi giorni l'accoltellamento che si è consumato nel giorno di Capodanno nel quartiere di Rancitelli, dovuto a uno sgarro per dinamiche di droga, e che ha portato al ferimento grave di un 30enne africano. I fatti, come avevano subito intuito le forze dell'ordine, sono separati, ma riportano a Pescara fortemente in auge la questione sicurezza.